Ha definito la Polizia di Stato una grande famiglia, portatrice di valori come il rispetto e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti, lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, la dedizione al dovere. In occasione delle celebrazioni del patrono San Michele Arcangelo, il questore di Catanzaro Maurizio Agricola ha così descritto la Polizia di Stato, declinando quei valori che sono incarnati da uomini e donne che, soprattutto nel difficile periodo della pandemia, hanno saputo interpretare le necessità di una comunità impaurita, disorientata, ma salda nella volontà di ripresa. Ho fatto questa riflessione dopo 2 anni di pandemia su cosa voglia dire essere oggi un poliziotto, una poliziotta, in questo contesto e in questa società. E quindi ho declinato quei valori e quel senso di appartenenza ad una grande famiglia, ma soprattutto l'esistenza, la nostra ragione d'essere in funzione di una comunità che a noi si affida. Nel corso della celebrazione nella Chiesa del Rosario, presieduta dall'Arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Claudio Maniago, il questore agricolo ha ricordato le vittime del dovere e il personale venuto a mancare negli ultimi mesi, il commissario capo Antonio Trotta, l'ispettore Fabio Pisano, l'impiegato civile Nicola Cua. Purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto sia le nostre vittime del dovere che delle perdite che comunque per noi sono sempre delle ferite, colleghi, funzionari, poliziotti che sono andati improvvisamente via e ci hanno lasciato un grande vuoto.